Calano progressivamente, in linea con le previsioni regionali, i numeri dei positivi al Covid nella provincia di Padova. Ad oggi sono 810, oltre 100 in meno rispetto alla settimana scorsa. Da tre giorni si registrano zero decessi in tutto il Veneto e nel Padovano zero nuovi contagi nelle ultime 24 ore. In una settimana, su 8.471 tamponi, 31 sono risultati positivi e solo 4 sono persone con più di 60 anni, anche se da tre giorni non ci sono nuovi contagi tra la popolazione anziana. Un dato che conforta e che conferma il buon andamento della campagna di vaccinazione. Dal 10 giugno la terapia intensiva e subintensiva rimangono Covid-free, restano 9 pazienti ricoverati in area medica e 2 di queste sono nel reparto di ostetricia. Calano anche gli accessi in pronto soccorso con sintomi simili Covid e per lo più riguardano pazienti in età pediatrica. In forte diminuzione anche le missioni di soccorso del 118 per casi di Covid. Questi dati li possiamo mantenere? Li possiamo mantenere, li possiamo migliorare, possiamo rimanere nella zona bianca solo se continuiamo a rispettare le regole. E quindi questo è fondamentale, che riusciamo a far passare questo messaggio pur in un contesto di stagione estiva, in un contesto di ferie che si stanno avvicinando, in un contesto di sicuramente senso di libertà che ognuno di noi appunto ha al suo interno, ma mascherina, distanziamento e evitare assembramenti restano le tre regole fondamentali. Nel frattempo l'attività ospedaliera ordinaria non si è fermata, lo testimonia la media di 100 interventi operatori al giorno nei mesi da gennaio a maggio, periodo in cui sono stati realizzati 113 trapianti di organi e 43 di midollo.